In questo come in altri video, io prospetterò quello che credo sia l'unico modo per combattere il capitalismo, che è la forma di potere più subdola, di cui le altre due che ho citato prima, altri poteri minori, sono solo dei sussidiari, forme diverse in cui si incarna un unico mostro. Bisogna rifiutare la globalizzazione e ritornare alla civiltà contadina, agli antichi mestieri. Su questo io ho scritto anche un libro, Il capitale disumano, disponibile gratuitamente a questo link in sovraimpressione. Il musico, il cantastorie, il teatrante, il poeta, il giocoliere, il disegnatore, eccetera, sono gli uomini veri che fanno divertire e passare il tempo. La loro varietà e indipendenza assicurano la pluralità e l'assenza di ogni forma di censura e controllo da parte di un potere centrale. Essi rappresentano anche delle opportunità di lavoro autonomo e locale. Fanno dell'intrattenimento piacevole e offrono anche stimoli culturali autentici, interessanti. Ma oltre che guardare gli altri, si può anche intrattenere se stesso facendo in prima persona. Fare, non solo guardare. Parlare, non solo ascoltare, imparare, non solo ammirare, criticare, non solo approvare. Solo così liberi si può restare.